progettazione e realizzazione di materiale di supporto finalizzato ad attività scientifico-divulgative sul tema della sostenibilità, è il tema della tesi di laurea in ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali di Anna Panicià, che ha avuto come relatrice la professoressa Paola Scocco della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria. Ciao a tutti, io sono Anna Panicià, mi sono laureata quest'anno per il corso laurea triennale in ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali con la Lode e con l'Encomio, e la tesi che mi ha permesso appunto di laurearmi è stata incentrata sulla progettazione e sulla realizzazione dei materiali di supporto finalizzati a delle attività scientifico-divulgative nell'ambito del progetto ECO. Il progetto ECO è un progetto che è stato finanziato dalla Fondazione Cari Verona e ha come obiettivo quello di andare a rivalutare, a riqualificare un parco che si trova nella città di Senigallia, e questo parco prende il nome di Parco della Cesanella. Unicam è partner operativo di questo progetto e in quanto tale deve sia riqualificare tramite la progettazione botanica quest'area, sia erogare delle attività di divulgazione scientifica. E la mia tesi si incentra proprio sulla divulgazione scientifica, in particolar modo rivolta ai bambini della scuola primaria. Il mio progetto si è incentrato sulla preparazione di due attività di citizen science, una rivolta ai bambini tra i 5 e i 7 anni e un'altra invece rivolta ai bambini tra i 9 e gli 11 anni, quindi all'inizio della primaria e alla fine della scuola elementare. Il nostro compito era quello di andare a promuovere delle pratiche green che promuovessero in particolar modo i comportamenti sostenibili. Infatti ai bambini più piccoli abbiamo parlato di tutte le pratiche quotidiane che possono essere messe in atto, come ad esempio comprare i prodotti locali, piantare degli alberi, e questo era particolarmente riferito al ruolo della cesanella, quindi all'assorbimento della CO2 da parte degli alberi, ma poi anche fare la raccolta differenziata, non sprecare l'energia elettrica e l'acqua. E l'ultimo modulo di questo progetto rivolto ai bambini più piccoli era anche incentrato sul benessere animale e sul rispetto alla natura. Invece i bambini più grandi, che avevano ormai già appreso le conoscenze, le competenze base per quanto riguarda la materia di scienza a scuola, abbiamo parlato della sostenibilità ambientale, in particolar modo della sostenibilità ambientale per quanto riguarda la gestione delle praterie e di come questa poi abbia dei risvolti benefici anche per quanto riguarda l'economia locale e l'ambito della sostenibilità sociale. Ho deciso di svolgere la tesi in questo ambito perché ciò mi permetteva di mettere a sistema delle conoscenze che avevo appreso durante il mio percorso triennale riguardanti la divulgazione scientifica. Infatti nel mio percorso di laurea ho avuto modo di partecipare a diversi progetti di divulgazione scientifica anche tramite la vincita di una borsa approfondimento incentrata proprio sulla divulgazione scientifica rivolta ai bambini. Per questo motivo ho deciso di svolgere la mia tesi in questo ambito, proprio per mettere i puntini sulle i, proprio per concludere con la ciliegina sulla torta per quanto riguarda quest'ambito della divulgazione che mi interessava particolarmente.